oggi è una gara molto importante, un obiettivo di inizio stagione. L'importante è che la squadra giri bene e l'obiettivo è il successo di squadra. Se poi la squadra vincerà con me sarà ancora meglio. Oggi la gara è sicuramente più prestigiosa e ho fatto anche l'anno scorso qui questa salita, l'ho provata a Villa Pitignano dove sono arrivato terzo, però era un altro percorso, un altro chilometraggio. Qui si va logicamente più, molto molto più forte e ancora non so come muovermi. Questa gara sarà sicuramente di esperienza, poi se viene un buon risultato ben venga. Abbiamo iniziato lo scorso weekend e fortunatamente è arrivata già la prima vittoria. Oggi siamo qui a Preto, la gara è importantissima, dove ci teniamo ulteriormente a fare bene. Un'altra parte della squadra è in Emilia, a Lugo di Ravenna, e per noi sarebbe magnifico centrare le due corse in questa splendida giornata primaverile. Bellissima iniziativa, ci sono le condizioni appunto per vedere una bellissima gara che oramai si sta sempre di più consacrando come un evento di grande importanza. Sono molte le squadre partecipanti, ma soprattutto i risultati anche dello scorso anno, dove i primi tre sono diventati professionisti, ci fanno capire il valore di questa splendida gara, per cui io sono molto contento di questo. La provincia di Perugia avvicina questi eventi, è un'occasione per presentare il territorio, un'occasione per appunto cercare di dare dei campioni al ciclismo italiano che ne ha sicuramente bisogno. 196 atleti delle categorie Elite ed Under 23 si sono dati appuntamento alla 61esima edizione del Gran Premio di Preto, la classica inserita nel calendario nazionale. Vediamo in questa immagine Antonio Mariotti, che tra l'altro aveva dato il via alla prima edizione di questa corsa nel 1952. Antonio Mariotti è presente appunto 61 anni dopo quella prima edizione ad abbassare la bandierina a scacchi. Dunque, organizzatori di questa manifestazione, gli organizzatori della SD Tevere, che propongono un avvenimento tra storia, la grande storia del mondo delle due ruote, ricordandosi appunto dei personaggi che hanno contribuito a rendere grande il Gran Premio di Pretola. Come dicevamo, gara inserita nel calendario nazionale, uno degli appuntamenti di maggiore richiamo di inizio stagione, la conferma è data proprio dal numero dei partecipanti, ma soprattutto dall'alta qualità appunto degli atleti che si sono dati appuntamento per quanto riguarda questa prova organizzata dalla SD Tevere, presieduta dal dinamico Luciano Bracarda, che ogni anno riesce ad allestire una grande manifestazione, gara molto molto interessanti. Le immagini ci stanno mostrando il tratto di trasferimento. Luigi Perugini è il direttore di organizzazione, coadiuvato da Ercole Mealli. Nulla è lasciato al caso per quanto riguarda servizi molto professionali. Siamo in località Ferriera, ad abbassare la bandierina a scacchi è Roberto Bertini, assessore allo sport della provincia di Perugia. Dicevamo, 61esima edizione del Gran Premio di Preto, la gara che si incendia subito dalle primissime battute. Dicevamo, dopo il primo tratto di trasferimento i corridori hanno toccato, dopo il via da Ferriera, i centri di Miraduolo, Giano, Cipresso, Bastia Umbria, Petrignano di Assisi, Sant'Egidio, quindi Ponte Valleceppi e Pretola per quella che è stata una prima tornata. Quindi otto giri di un circuito centrale tra Pretola, Ponte Felcino, Monte Scosso, Ponte Valleceppi per raggiungere nuovamente Pretola e poi un finale molto impegnativo e spettacolare con i passaggi a Ponte Felcino, Bosco, Casa del Diavolo, Ponte Pattoli, nuovamente Ponte Felcino prima dell'arrivo appunto a Pretola. Queste prime immagini
ci mostrano un attacco, si tratta di Sergei Klimyankuk, atleta che difende i colori della Mastro Marco Chianti Sensi, squadra toscana. Klimyankuk ha guadagnato un leggero margine di vantaggio nei confronti del resto del gruppo quando la testa della corsa era segnalata a Torgiano, località nota tra l'altro per la presenza delle cantine Lungarotti. Dicevamo, organizzazione a cura della S di Tevere, che ha potuto contare su diverse collaborazioni sia a livello organizzativo, quella del Veloce Club Tiberino, del gruppo sportivo Villa Pitignano, del Veloce Club Perugino e della società ciclistica Parlesca, oltre al Team Bike Ponte. Intanto abbiamo visto Assisi fare da sfondo ai passaggio, al passaggio degli atleti. Intanto siamo a Petrignano e c'è un atleta che si è avvantaggiato leggermente dal resto del gruppo, il bielorusso Stanislav Batsku, che difende i colori della Palazzago e che si sta avviando in solitudine verso la conquista del traguardo volante proprio in località Petrignano. Tra l'altro traguardo volante nei pressi proprio dell'abitazione del presidente dell'Unione Ciclistica Petrignano, Ranucci. Eccoci con Batsku che sta proseguendo nella propria azione, un territorio dove c'è una grande passione per quanto riguarda il mondo delle due ruote, complice questa grande manifestazione, questa edizione del Gran Premio di Pretola. Eccoci proprio con Batsku che si sta avvicinando al passaggio, al traguardo volante, che va appunto a transitare in prima posizione con una manciata di metri di vantaggio nei confronti del resto del gruppo, che sta reagendo. Intanto abbiamo visto in località Sant'Egidio in precedenza anche un'immagine dell'aeroporto San Francesco. Ora con le immagini siamo al chilometro 26 di gara. Su Batsku, che è l'atleta in maglia gialla, si è riportato Raffaele Angelo, atleta che difende i colori della Bedogni. Dicevamo, un campo di partecipanti molto molto interessante, quello al via di questa 61esima edizione del Gran Premio di Pretola. Le squadre che vanno per la maggiore si sono date appuntamento in Umbria. Si tratta dell'Opla Vega Track, quindi la Gruppo Lupi, l'Acqua e Sapone, quindi la Saccarelli, l'Aran d'Angelo Antenucci, quindi l'Abrogio, la Ciclistica Malmantile, il Velo Club Senigallia, quindi il Team De Angeli e poi ancora la Bedogni, la Caparrini, la Calzaturieri Montegranaro. Intanto cambia la situazione, è in salita Batsku, sta allungando nei confronti dell'ex compagno d'avventura. Procedendo ancora con le squadre al via, la Ciclistica Sestese, quindi la Delio Gallina dalla Lombardia, la Farnese Vini d'Angelo Antenucci, la futura Team Matricardi, la Gragnano, la Maltinti, poi ancora l'Idea Shoes, la polacca MG Kavis Norda, la Mastro Marco Chianti Sensi. Intanto cambia ancora la situazione con un atleta che è rinvenuto proprio su Batsku, abbiamo visto in precedenza Federico Scotti. Intanto si prosegue il presidentissimo Ranucci a bordo strada ad assistere al passaggio degli atleti, procedendo con la panoramica sulle squadre al via anche Team Colpac, la Palazzago. Eccoci intanto con un'azione molto importante di 22 atleti, quindi al via la Vega prefabbricati in Montappone, la Veius e la Monturano. Dicevamo 22 uomini al comando, 29 chilometri di gara percorsi. Questa immagine ci mostra il gruppo a 30 secondi di ritardo. I 22 uomini al comando velocemente sono Francesco Manuel Bongiorno della Opla, quindi Krivoshev della Brogio, Vieri Santi della Malmantile, Casali della Bedogni, quindi due atleti della Caparrini con Politano e Bacci, Gaffurini della Delio Gallina, quindi due atleti della Farnese Vini, ossia Pacella e Di Lorenzo, Venezia della futura Team Matricardi, quindi Toshiri della Gragnano, il figlio d'arte Nicolò Martinello dell'Idea Shows, quindi due atleti della Petroli Firenze, tedeschi e Formolo, una coppia della SCAP, ossia Mischianti e Giusti, due atleti anche del Team Colpa con Fonzi e Senni, Pizzingrilli della Monturano e un terzetto della Palazzago con Rosa Simone e Luca Sterbini. Questi sono i 22 uomini al comando in queste fasi di corsa. Patrocinio della Regione Umbria, della provincia di Perugia, del Comune di Perugia e di Perugia Assisi, che promuove Perugia Assisi 2019, che promuove la prestigiosa candidatura di queste località capitali europee della cultura.
22 uomini al comando. Il vantaggio sta aumentando leggermente nei confronti del resto del gruppo. Sono le prime fasi di corsa, tra l'altro una bellissima giornata quella che ha accompagnato gli atleti in questa 61esima edizione del Gran Premio di Pretola, che rappresenta la bella giornata, rappresenta sicuramente il miglior premio per gli organizzatori. Traguardo volante di Ponte Valleceppi, 35 chilometri di gara percorsi fino a questo istante. Al passaggio al traguardo volante transitato in prima posizione Formolo della Petroli Firenze. Intanto in queste fasi di corsa il vantaggio tende ad aumentare leggermente, il resto del gruppo pedala con circa 45-50 secondi di ritardo. Diciamo che di fatto le maggiori squadre sono rappresentate in questa azione, vediamo appunto gli atleti che si stanno alternando con cambi regolari alla guida del drappello. Prime fasi di corsa, è una situazione che sta bene un po' a tutti. Intanto siamo alle porte di Pretola per il passaggio, dicevamo è un'azione che sta bene ai corridori al comando. Sta bene anche al gruppo, il gruppo infatti non sta mai concedendo più di tanto, non sta mai concedendo un vantaggio eccessivo ai battistrada. Diciamo che forse i favoriti sono rimasti esclusi da questa azione, ci sono comunque uomini preziosi per quanto riguarda le squadre più rappresentative, abbiamo detto tre uomini della Palazzago, una coppia della Colpac, una coppia della Farnese Vini, insomma è molto molto ben assortita questa azione. Intanto si prosegue con la fuga dei 22 uomini al comando, Gran Premio di Pretola che, come abbiamo ricordato, ha una storia importante, una storia fatta di grandi personaggi, come abbiamo visto poco prima della partenza Antonio Mariotti, che addirittura aveva dato il via alla prima edizione nel 1952. Meritano veramente un plauso gli organizzatori della SD Tevere, perché ogni anno con grande impegno e con grande passione riescono a proporre questo appuntamento che, come abbiamo già avuto modo di ricordare, rappresenta un punto fondamentale per quanto riguarda il ciclismo del centro Italia e non solo. Tanta gente ad attendere il passaggio degli atleti a bordo strada, vediamo corridori impegnati nel tratto in salita, sempre 45-50 secondi il ritardo degli uomini degli inseguitori. Intanto siamo con le immagini che ci hanno mostrato in precedenza Mirko Trosino, eccolo che è uscito all'inseguimento, il portacolori della Opla tenta in solitudine di portarsi sugli uomini al comando quando la situazione è invariata in queste fasi di corsa. Intanto la gara continua ad evolversi, previsti anche Gran Premi della Montagna patrocinati dal Corriere dell'Umbria, quotidiano di riferimento di questo territorio che ha voluto confermare la propria passione per il mondo dello sport, in modo particolare per il mondo del ciclismo, per le eccellenze organizzative, in questo caso ne abbiamo proprio la conferma. Ci stiamo avviando quindi verso il Gran Premio della Montagna, corridori che hanno già scollinato con Diego Rosa della Palazzago che è transitato in prima posizione. Intanto Trosino viene raggiunto da un altro atleta, si tratta del corridore in gara con il dorsale numero 75, il colombiano Valencia della Calzaturieri Montegranaro Marini Silvano. Diciamo che le società del centro, le società marchigiane sono sempre state abilissime nello scovare talenti colombiani, talenti venezuelani, comunque atleti sudamericani che veramente si ritagliano uno spazio non indifferente, meritano veramente un plauso i tecnici di queste squadre, veri e propri talent scout in grado appunto di andare a trovare giovani talenti, poi di lanciare nel mondo del professionismo. Ma prima del professionismo ci sono le gare per Elite d'Under 23, questi corridori si sanno difendere molto bene sui tracciati più impegnativi, sui tracciati che caratterizzano in modo particolare le manifestazioni dell'Italia centrale. Torniamo al Gran Premio di Pretola, edizione numero 61, come abbiamo detto regia organizzativa della di Tevere guidata da Luciano Bracarda. Intanto con le immagini siamo al traguardo volante di Ponte Valleceppi, abbiamo visto tra il pubblico, l'abbiamo visto proprio pochi istanti fa, Rino Pieroni, il traguardo volante era proprio dedicato alla memoria del fratello Enzo. Dicevamo organizzazione impeccabile, tanti collaboratori, nominarli tutti sarebbe veramente
un'impresa anche piuttosto difficile, si andrebbe a rischiare di dimenticare qualcuno. Un plauso generale lo meritano tutti i collaboratori della S di Tevere che sono vicini a questa manifestazione. Intanto dal gruppo di testa ha allungato Diego Rosa della Palazzago, eccolo in solitudine al comando, la squadra diretta dalla coppia Olivano Locatelli, Salvatore Commesso, allungato ed ha guadagnato un leggero margine di vantaggio. Dicevamo tanti collaboratori, dai volontari, ma un ringraziamento particolare va logicamente alle forze dell'ordine, a tutte quelle persone che in un modo o nell'altro hanno collaborato per la riuscita di una giornata di grandissimo sport. Del resto non capita tutti i giorni di vedere al via di una gara 196 atleti, questo è il miglior premio per gli organizzatori. Questo significa che Bracard e i suoi collaboratori hanno lavorato bene e il premio migliore è questo. Intanto siamo all'ottavo giro del circuito centrale. Diego Rosa, che aveva raggiunto in precedenza un vantaggio massimo di 1 minuto e 50 secondi, sta per essere raggiunto dal gruppo. Abbiamo visto dalla lavagna quanto sia ormai risicato, e questa immagine ce l'ha dimostrato ulteriormente, il vantaggio del portacolori della Palazzago che sta pedalando in salita. Un tracciato tutt'altro che facile, un tracciato che va appunto a mettere in evidenza le caratteristiche di quelli che possono essere definiti corridori completi. Non è sicuramente una corsa per velocisti. Dicevamo, fasi centrali di corsa per quanto riguarda questa 61esima edizione del Gran Premio di Pretola. Con le immagini siamo ormai all'ingresso del centro di Ponte Felcino, un territorio dove la passione per il ciclismo è radicata. C'è una passione che va indietro nel tempo. L'Olivano Locatelli intanto ad incitare il cuneese Rosa a bordo strada. Dicevamo, passione genuina, passione sana, passione che ha portato gli organizzatori nel corso degli anni ad allestire grandi avvenimenti, grandi eccellenze. Tra l'altro da queste parti si disputa anche il trofeo Walter Sorbi per Juniores, classica che si corre a Villa Pitignano, classica a carattere nazionale che rappresenta un altro dei punti di riferimento per quanto riguarda l'attività giovanile in campo nazionale e non solo. Ponte Felcino, sono i portacolori della Colpac i più attivi, Fonzi e Senni nel guidare l'inseguimento ai danni di Rosa. Rosa che, come abbiamo detto, aveva raggiunto anche un vantaggio massimo di 1 minuto e 50 secondi nei confronti del resto del gruppo, classe 1989. Rosa prosegue, eccoci proprio al momento dell'aggancio, e il primo a riportarsi proprio sul battistrada è l'abruzzese Fonzi, che difende i colori del team Colpac. Quindi situazione che cambia nuovamente. Fonzi, classe 91, bellissimi i suoi risultati ottenuti da Juniores. Questo dovrebbe essere un po' il suo anno del riscatto, difende i colori appunto della squadra diretta da Gianluca Valotti, squadra che è guidata nelle vesti di team manager da un uomo di grande esperienza come Antonio Bevilacqua. Si prosegue intanto con le immagini quando ci stiamo avviando verso le fasi conclusive di questa prova. Vediamo appunto il gruppo guidato dai portacolori della Firenze Petroli. Vediamo cosa sta accadendo nelle prime posizioni. Ci è sembrato di riconoscere a fare l'andatura in precedenza Sgrinziato, quindi i suoi compagni di squadra da Mazzi, Formolo, Balichin, insomma sono i corridori della squadra diretta da Daniele Tortoli, altro tecnico di grande esperienza, un tecnico che ha avuto la fortuna e comunque la capacità di dirigere nelle categorie giovanili atleti che poi sono diventati grandi professionisti. Agli ordini di Tortoli hanno gareggiato i Bartoli, Cipollini, insomma grandi atleti. Daniele Tortoli, che è in ammiraglio di una squadra importante come la Firenze e Petroli, una delle squadre più in vista dell'intero panorama nazionale. Si prosegue intanto con il gruppo e siamo proprio ora a Villa Pitignano. Vi avevamo parlato in precedenza del trofeo Walter Sorbi che proprio si disputa in questa località. Vediamo in queste fasi di corsa Michele Foppoli fare l'andatura. Sono gli uomini
della Delio Gallina, la squadra diretta da Cesare Turchetti, una squadra che si è presentata al via di questa prova solamente con 5 atleti, una squadra un po' ridotta per quanto riguarda il numero complessivo appunto dei propri portacolori, ma però sono atleti molto molto forti. Arrivano ora anche le maglie della Opla a fare l'andatura in testa con le immagini. Siamo ora a 5 chilometri dall'arrivo. In queste fasi di corsa si prosegue con l'azione che vede il gruppo guidato dalle maglie della Opla. Fasi conclusive, sono le fasi più importanti di questa bella edizione. Intanto si erano riportati in precedenza altri atleti sugli uomini al comando. Ci avviamo appunto verso la conclusione con il gruppo che logicamente era ritornato compatto. L'azione dei 22 si era esaurita, dopodiché aveva allungato Rosa proprio nel momento in cui il gruppo stava rinvenendo sui battistrada. Ora il gruppo è compatto nel finale, sono i portacolori della Opla, la squadra che è partita con i favori del pronostico, la squadra che tra le proprie fila può vantare atleti importanti come Sbaragli. Sarà sicuramente Sbaragli l'uomo di punta di questa rappresentativa in vista del finale. Arrivano nelle prime posizioni anche i portacolori della Palazzago per tenere alto il ritmo. C'era stata selezione in precedenza. Intanto con le immagini passiamo a 4 km dalla conclusione. La situazione non cambia in queste fasi di corsa. Andatura molto elevata. È una gara, il gruppo comunque è notevolmente ridotto. Diciamo che questo è un po' il gruppo dei migliori in queste fasi di gara. Molto probabilmente assisteremo a una volata a ranghi ristretti per decretare proprio il vincitore di questa edizione 2012 del Gran Premio di Pretola, che sta per consegnare alla storia del ciclismo il suo 61esimo atto. Hanno di che essere soddisfatti gli organizzatori della SD Tevere, guidati come abbiamo detto da Luciano Bracarda, che hanno proposto ancora una volta un avvenimento di altissimo livello. Come possiamo vedere, strade perfettamente chiuse al traffico, aspetto della sicurezza che ha avuto la priorità negli aspetti organizzativi. Seguiamo appunto queste fasi di corsa, a rilanciare l'andatura in testa del gruppo sono i portacolori della Palazzago. Abbiamo visto ancora Bazcu fare l'andatura e rilanciare con un rapporto lunghissimo, addirittura sta guadagnando leggermente terreno nei confronti del resto del gruppo. Sbaragli nelle prime posizioni. Eccoci con queste immagini che ci mostrano appunto il bielorusso Stanislav Bazcu pedalare con una manciata di metri di vantaggio, vuole scremare il plotone dei migliori che comunque reagisce. Ci sembra Barabesi che ha riportato il gruppo sull'atleta della Palazzago, aumenta ancora il ritmo, una situazione comunque ancora molto incerta, gruppo forte come abbiamo visto di una settantina di unità. La corsa è nelle mani dei portacolori della Opla Vega Track, la squadra diretta da Leonardo Gigli, che vuole sicuramente mettere un sigillo su questa manifestazione. Antonino Puccio è un umbro, molto probabilmente andrà a lottare per la vittoria, corre sulle strade di casa. Antonino Puccio che vuole sfrecciare a braccia alzate nella sua Umbria. Abbiamo visto anche le maglie della Delio Gallina, le maglie verdi, ed eccoci proprio con Puccio che sta scandendo il ritmo, ancora allunghie, ancora maglie della Opla ad allungare in queste fasi di corsa. È Andrea Fedi, classe 1991, che forza il ritmo, maglie della Maltinti nelle prime posizioni. Arrivano anche due atleti della Delio Gallina, vediamo la moto gialla del team Capodarco, Gaetano Gazzoli sempre in prima linea quando si tratta di grande ciclismo. Dicevamo gruppo che si sta frazionando leggermente in queste fasi di corsa. Bello veramente il forcing di Antonino Puccio e di Andrea Fedi per cercare di portare via un drappello. Logicamente la nostra moto rimane lontana per non ostacolare la marcia degli atleti in fasi importanti di gara come queste. Vediamo cosa accade nelle prime posizioni, ed è ancora Bazcu indomito che va a rilanciare ulteriormente l'andatura. Abbiamo
un ulteriore frazionamento. Come abbiamo visto, sono rimasti al comando una ventina di atleti. Parte una maglia della Deglio Gallina. Quando siamo, dovremmo essere a circa 2 chilometri dalla conclusione, il forcing di una maglia della squadra lombarda della Deglio Gallina. Potrebbe trattarsi dell'atleta colombiano Quintero, che sta allungando leggermente il passaggio al Gran Premio della Montagna del Corriere dell'Umbria. In queste fasi di corsa Quintero rilancia. Il Gran Premio della Montagna logicamente era riferito ad un altro passaggio, quando i corridori stavano affrontando questa strada al contrario, e attenzione perché Quintero riesce a fare la differenza a dispetto di quella che è una tradizione che non vede gli atleti sudamericani particolarmente abili nelle gare in discesa. Quintero sta dimostrando di essere un discesista, quello che non erano riusciti a fare Puccio, Fedi, Bazcu in salita, Quintero lo sta facendo in discesa. Ha creato più selezione l'attacco di Quintero in discesa di quelle sparate, di quelle trainate ad altissima andatura in salita operate dal bielorusso Bazcu e proprio dall'umbro Puccio. Quintero guadagna una manciata di metri e sta affrontando questa salita veramente ad altissima andatura, una discesa veramente ripida per il portacolori della Deglio Gallina, classe 1990, quindi atleta di 22 anni, al quarto anno nella categoria degli under 23, ha guadagnato una trentina di metri, in questo caso forse una cinquantina, ma il gruppo non riesce a chiudere. Del resto, su una discesa del genere affrontarla da soli è molto meglio che affrontarla in gruppo. Quintero si lancia, veramente bravissimo, veramente bella la sua azione, e ormai è nei pressi del traguardo. Vediamo il gruppo lanciatissimo al suo inseguimento e staremo a vedere se Quintero riuscirà a mantenere quel vantaggio. Sì, si alza ancora sui pedali, il gruppo guadagna notevolmente terreno. Che bel finale, ancora Quintero al comando che resiste, si volta, ma è lui a vincere il 61esimo Gran Premio di Pretola. Alle sue spalle Cristian Sbaragli della Opla, terzo posto per Eugenio Bani della Caparrini, quarto Ceglia della Bedogni, quinto Foppoli, compagno di squadra di Quintero, e quindi a seguire Fiorenza, Belli, Cicciari, Senni e Zamparella. Veramente una bellissima azione quella del colombiano Quintero, lui che è nato nel mese di agosto del 1990. Vediamo appunto questa immagine che proprio ci mostra con una prospettiva, la prospettiva del photo finish, il traguardo, traguardo che ci viene riproposto da un'altra inquadratura con Quintero. Veramente ha fatto un'azione degna del miglior Philippe Gilbert, un'azione degna di Andrei Schmil, ha guadagnato quella manciata di metri che gli ha consentito di tagliare vittorioso il traguardo e di scrivere il proprio nome nell'albo d'oro di questa manifestazione. 61esima edizione del Gran Premio Pretola, che va così in archivio con una vittoria straniera, quella di Duber Armando Quintero, portacolori della Deglio Gallina, che ha percorso i 140 km alla media di 43,092, seconda posizione per Cristian Sbaragli, mentre al terzo posto si è classificato Eugenio Bani. Il vincitore, insomma, hai lasciato praticamente, quando è che hai avuto la percezione di aver vinto? Bueno, è partito mancando 200 metri al GPM e ho preso un vantaggio di 20 metri nella prima curva e bueno, ho fatto la discesa tutta e ho guadagnato qualche metro e ho vinto. Sei riuscito a mantenere le distanze dal Gran Premio della Montagna fino all'arrivo? Sì, la discesa vado forte e ho preso questi metri e con questo vantaggio già ho vinto la volata anche. Questa è la tua prima vittoria stagionale? Bueno, questa è la prima vittoria e voglio ringraziare a tutti i ragazzi della mia squadra in memoria del nostro amico Lorenzo Mola che è morto un mese fa e bueno, felice di questa vittoria. Beh, il mio lavoro, diciamo, quello che ha fatto la società, io ho cercato di vivere insieme alla società gli ultimi periodi della gara. È un lavoro che si prepara da lontano, però con una società, un'organizzazione di questo tipo, credo che per me diventa solo un minimo, una parte del lavoro. Io, se mi consenti, il ringraziamento però vorrei darlo a tutti i volontari, oltre naturalmente alla società, a tutti i volontari che erano sulla strada, in particolare i vigili urbani, che ci hanno assistito veramente alla grande. Credo che questa gara è arrivata a un punto che non voglio dire altro, se meriti forse anche qualcos'altro in più. I was over my head, but you said that I'm...
Luciano, io arrivando qui prima della partenza dei corridori, oltre che la bellissima coreografia delle squadre, ho visto una coreografia stupenda di tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita da un punto di vista organizzativo e del controllo della sicurezza per i corridori. Beh, è un punto di forza della nostra organizzazione. Abbiamo sempre lavorato per garantire la massima sicurezza ai ragazzi che corrono e quest'anno, nonostante le difficoltà economiche che anche noi abbiamo subito, gli unici elementi dove non abbiamo apportato alcun taglio, ma anzi abbiamo investito qualcosa di più, è stato proprio sulla sicurezza, per garantire comunque un regolare svolgimento di gara ed evitare qualsiasi possibile incidente programmabile. Beh, in ogni caso, appunto, per aggiungere, ci è stato segnalato il fatto che qualsiasi bivio, anche i più secondari, avevano una protezione incredibile, quindi un bel vedere. Beh, credo che oggi sia fondamentale mettere in sicurezza tutte le strade, perché anche la stradina secondaria, che può, diciamo, essere poco significativa, può capitare che nel momento in cui arrivano i corridori esca una macchina. E allora noi dobbiamo essere in grado di avere una persona che nel momento in cui passa la corsa siamo sicuri che nessuno entri nel circuito e quindi causare qualche pericolo a tutta la manifestazione. Per quello che riguarda l'aspetto tecnico della gara, possiamo dire ancora di più che oggi abbiamo toccato con mano che la scelta, che non fu semplice per la società sportiva Tevere di spostare la data, alla fine ha trovato i suoi riscontri positivissimi. Sì, oggi con il senno di poi potremmo dire che forse l'avremmo dovuta fare prima questa scelta. Era dentro il nostro spirito il progetto di poterla spostare, perché a ottobre era ormai quasi improponibile, fine stagione, i ragazzi demotivati, per cui 120-130 partenti, 10-12-15 corridori all'arrivo, era diciamo poco gratificante anche per chi comunque metteva a disposizione tutte le proprie energie perché la manifestazione riuscisse bene, perché comunque che ci siano 10 corridori o 200, quello che è la sicurezza e tutti i servizi li devi mettere a disposizione sempre in ogni caso. Non si può pensare che se partono 80 corridori allora la protezione serve meno, no, forse ne serve ancora di più. Ecco, a distanza di tempo abbiamo avuto ragione, spostare la gara è stata un'ottima scelta, il tempo ci sta assistendo, incrociamo le dita, è stata una cosa meravigliosa, il livello tecnico dei ragazzi è notevole, hanno comunque poi una gran voglia tutti di emergere, per cui fino alla fine sono tutti in competizione vera e questo alla fine è il sale della manifestazione. Passata stagione, nell'edizione del 2011, i primi tre classificati sono tutti passati al professionismo, auguro veramente al vincitore di oggi di poter coronare questa sua aspirazione. Insomma, Pretola ha un timbro di qualità. Ce la mettiamo tutta.